ragazze e ciao ragazzi, un bel po' che non ci vediamo. Allora, stasera video di prodotti. Allora, a differenza degli scorsi video, visto che non riesco a gestirmi le tempistiche e faccio video chilometrici con difficoltà poi nel caricamento eccetera, ho deciso di tra virgolette adeguarmi un pochettino ai video delle altre ragazze, cioè nel senso farò un video in cui tratterò solo i prodotti terminati del periodo, un video in cui parlerò soltanto dei prodotti che ho acquistato, che mi hanno regalato, e poi a parte ancora farò il video delle recensioni, non prodotto per prodotto per quanto riguarda le recensioni, perché sennò mi ci perdo, però quando ho raggiunto un quantitativo di prodotti di cui voglio parlare, accenderò la videocamera e inizierò a parlare. Quindi stasera vi parlerò dei prodotti che ho finito nel mese più o meno di, direi, agosto, questi inizi di settembre, quindi iniziamo con gli finiti di agosto, diciamo, e a differenza dei video delle altre ragazze, questi prodotti li avete tutti visti, quindi già esiste la recensione, quindi ogni volta che vi mostrerò un prodotto spunterà la solita nuvolina, ma io mi sento un pochino bassa. Mi sono intappita, questi capelli stasera non vogliono stare, vabbè, sorvoliamo, quindi spunterà la nuvolina che vi rimanderà al video recensione, al minuto esatto in cui parte la recensione. Se c'è qualcosa di nuovo da dire e aggiungere lo farò durante il video, o altrimenti, non so, darò altre piccole impressioni, cercherò di farlo diverso, da farvi vedere il prodotto, questo l'ho finito, questo l'ho finito, questo l'ho finito. Cercherò di metterci qualche parolina in più, sperando che non mi ci diventa un video lunghissimo. Iniziamo subito. Poi vabbè, il video dei prodotti acquistati non dovrò parlare, ma è solo una cosa di mostrare. E ovviamente il video recensione bladericcio aiosa. Iniziamo. Ho finito questo campioncino della Yves Rocher della linea Hydro Vegetal, è un latte detergente per pelli da normali a miste. Avevo anche il tonico che avevo finito prima di lui, quindi è nel video precedente. Mi è piaciuto abbastanza. Ah, ecco, facciamo così. Per evitare di rifare la recensione, visto che comunque io l'ho già fatto, almeno vi dirò se a fine prodotto mi è piaciuto effettivamente oppure no, così almeno darò un quadro un pochino più generale. Comunque questo prodotto in generale mi è piaciuto, ma non per lo struccaggio. Poi ho finito questo smalto della Astrea trasparente, è rimasto un goccino, un fondino imprendibile. Io gli smalti trasparenti li utilizzo come base, come top coat quando non ce li ho, soltanto l'oro sull'unghia, lo uso un pochettino così. Capita, per esempio, io cambio lo smalto il sabato, capita con alcuni smalti che mi si sbeccano a metà settimana, mi scoccio sinceramente a rimettere un altro colore sulle unghie, allora preferisco togliere quello che ho e mettere un trasparente e arrivare a fine settimana per poi rifare la manicure. Questo smalto trasparente dell'Astra mi è piaciuto abbastanza perché si asciuga velocemente, però è troppo liquido, quindi è difficile da gestire proprio. Mi è caduto qualche goccia sul pavimento e ho dovuto toglierlo con l'acetone. Poi ho finito una base della Revlon, la Quick Dry Base Coat. Questa base mi è piaciuta ovviamente come base, ma se decidete di farvi la manicure ma a un certo punto vi squilla il telefono, dovete scendere immediatamente, rimane solo questa base sull'unghia, a contatto con l'aria diventa gommosa e poi è uno schifo sull'unghia e si deve togliere. Non potete iniziare la manicure, bloccarla e riprenderla in un secondo momento. A me sinceramente è capitato con altri prodotti, mi è capitato di doverlo fare e non ho avuto la stessa reazione che ho avuto con questa. Si asciuga rapidamente, questo è vero, è proprio quick dry. Poi un altro smalto, uno smalto argentato, non ricordo neanche più di che marca è. Ah, Mark Swins. Lo comprai tantissimi anni fa, perché poi un colore così argentato lo metto una volta ogni 3 anni. E
era vicino alla cassa di acqua e sapone, forse qualcosa del genere. Mi piaceva il colore perché poi sull'unghia era molto bello, dava quasi una, questa colata argentata. Durante il periodo festivo, tipo Natale, eccetera, era favoloso. Qualche volta mi è capitato di usarla come French su un colore, per esempio viola, e poi questa qua sulla punta è molto carina. Poi una provina di un mascara della Monella Makeup che ho adorato perché aveva, ora fa schifo, questo scovolino che era minuscolo, perfetto per andare a lavorare le ciglia di sotto, e mi è piaciuto molto. Io nelle mie parti non la trovo la Monella Makeup, però mi sono state regalate due Tous. E non capisco questi dove le hanno prese, perché a me i prodotti non mi dispiacciono. Ancora uno smalto della Yves Rocher, in italiano Smart Gloss Ultra Brillantezza, il loro top coat, anche se non lo chiamano così, di una asciugatura ultra rapida, veramente passata ed è già asciutto, quindi perfetto se subito dovevo uscire. Peca che costa, io l'ho presa con un'offerta tipo a 6 euro, 5,95 euro, e sono 5,5 grammi, quindi io millilitri, quindi è poco, però è straordinario. Ancora smalto, il video degli smalti, Kiko 3 in 1 matte base coat e top coat matificante, che poi mi è piaciuto. Sì, l'effetto opaco rimane più a lungo di quello Essence, però lui viene battuto da quello che sto usando ora, che si chiama della Miss Broadway, che pure mi è piaciuto tanto. E poi infine ho finito un rossetto. Vi faccio vedere due confezioni perché ero arrivata alla fine, quindi l'avevo scavato perché all'interno ho trovato tantissimo prodotto e l'ho messo dentro a questo, un attimo, eccolo qua, è un vecchio ombretto di Kiko che si era rotto, quindi ogni tanto quando scavo i prodotti mi capita di metterli in questi contenitori. Sono andata avanti tipo per altri 3-4 mesi con il quantitativo che avevo trovato qua dentro. Quindi consiglio, se arrivate alla base dei rossetti, scavate perché trovate il tesoro nascosto. Allora, spero che tra virgolette queste piccole novità non vi dispiacciano. Io così spero di riuscire a fare uno più video, due più corti, quindi di facile fruibilità. E anche di facile caricamento, perché YouTube, io i miei video da 30 minuti li tengo a caricare 6-7 ore, diventa pesante se, cioè, devo ricordarmi di caricarlo, non lo so, il pomeriggio, e poi se devo uscire devo lasciare il computer acceso, non c'è nessuno a casa, io preferisco non lasciarlo mai acceso, perché non mi è successo a me personalmente, però a una mia amica lasciò il PC acceso e tensione di corrente, non lo so, andò a fuoco la casa, quindi spero, non vorrei mai lasciarlo acceso, perciò ho deciso di tagliuzzare i miei video. Non lo volevo fare sinceramente perché avevo dato un'impostazione al mio canale, quindi non avendo creato delle playlist con i miei video, quindi il video di trucco, il video di prodotti, video di outfit, quindi già dal titolo si capiva e uno poteva decidere o meno di guardarlo. Però, non per, dico per argomento, però visto che la situazione è diventata veramente insostenibile, chiacchiero, 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 ma vi ho fatto vedere pochi prodotti e sto chiacchierando da 10 minuti. Comunque, spero che questa piccola novità per settembre non vi dispiaccia. Io vi mando un grosso bacio. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, in gamba!